Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un aggiornamento sulla morte del piccolo Vincenzo precipitato in un pozzo nel Siracusano. È stata iscritta nel registro degli indagati anche la donna che ha cercato di soccorrere il bambino. Noi siamo morti con te, scrive intanto la madre che affida ai social il suo dolore per l'improvvisa perdita. Il comune di Canicattina e l'Agrigentino ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Angelo Giardina, l'operaio di soli 21 anni deceduto ieri in un incidente sul lavoro. Oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali, al momento sono almeno due gli indagati. Termina l'incubo per due genitori che negli ultimi 3 anni ad Acireale nel Catanese hanno dovuto fare i conti con continue minacce e violenze da parte del figlio 42enne finito in manette. Determinante l'intervento del fratello maggiore durante l'ultima aggressione ai danni della madre e del padre. Auto in fiamme incontrata a Terranova, a Lampedusa. Il veicolo danneggiato, una Fiat Panda, appartiene a un imprenditore turistico di 40 anni. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. In conclusione il meteo, prosegue l'ondata di calore che negli ultimi 2 giorni, in modo più intenso del solito, si sta abbattendo in Sicilia. Caltanissetta e Agrigento tra le province più calde, diramata anche per domani un'allerta incendi arancione su tutta l'isola. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.